in primo piano una risposta infelice, quella di Gnassi ad un giornalista della TV di Stato di San Marino, e del gelo con il Titano. Atteggiamento inqualificabile verso il nostro paese, lo definisce il segretario di Stato Lonfernini. In cronaca, catturato a Forlimpopoli, il killer in fuga che avrebbe ucciso nel bolognese un escort con 30 coltellate, è accusato anche di evasione per aver violato gli arresti domiciliari. In regione, treni intesa governo regioni, linee ferroviarie sicure in tutta l'Emilia-Romagna. Bonaccini dice sistemi di ultima generazione anche nelle tratte usate dai pendolari. Tra musica e spettacolo, domani sera Torre Pedrera, nel Riminese, ospita in spiaggia la seconda edizione della Notte dell'Amore con un concerto dedicato ai sentimenti. Ben ritrovati con la nostra informazione, questi dunque i titoli. Dunque, in primo piano stasera una risposta infelice, quella del sindaco di Rimini Andrea Gnassi ad un giornalista della TV di Stato di San Marino e del gelo con il Titano. Parla di atteggiamento inqualificabile verso il nostro paese il segretario di Stato Lonfernini, il nostro primo piano di stasera. Rischia di aprire uno scontro diplomatico senza precedenti, l'alterco tra un cronista della radio-televisione di San Marino e il sindaco di Rimini Andrea Gnassi. Se parte così l'intervista te la fai da solo, la risposta del primo cittadino malatestiano al collega che gli chiedeva della squadra, della città costretta a ripartire dalle eccellenze e non dalla Serie D, come speravano i tifosi. Una domanda sul perché di questa scelta fa scattare Gnassi. Le riprese immortalano il sindaco che si nervosisce quando il giornalista insiste. Gnassi esplode con un "a San Marino pensate prima alle fogne e poi venite a parlare a Rimini di calcio". Il direttore generale della TV di Stato, Carlo Romeo, difende il suo cronista chiedendosi come mai Gnassi, un esperto in comunicazione, possa aver abboccato alla classica situazione con telecamera aperta. Romeo lancia anche una stilettata: "Se fossi il sindaco di Rimini, seconda città più pericolosa dopo Milano, avrei altro a cui pensare rispetto alle fogne di San Marino". Gnassi tende la mano al direttore con una lettera nella quale definisce troppo importante e consolidato il rapporto tra Rimini e Repubblica di San Marino per metterlo in discussione a causa di una risposta infelice, certamente da me evitabile. Ma oggi è di intervenire il governo del Titano. Leggo di atteggiamenti inqualificabili verso il nostro paese da parte del sindaco di Rimini le parole del segretario con delega al territorio, Teodoro Lonfernini. Va bene perdere la pazienza, ma trattare le persone in quel modo solo perché rappresentano nel loro lavoro il nostro paese è inaccettabile. Deve chiedere ufficialmente scusa. Per quanto riguarda le fogne, aggiunge Lonfernini, Gnassi sappia che da 3 anni stiamo mappando tutta la rete. Rispettiamo tutti gli accordi stipulati. Se sforiamo i parametri riceviamo multe salate, stiamo progettando gli impianti di acqua viva a Rovereta. Sulla vicenda interviene anche il segretario degli interni, Venturini. Le fogne ci preoccupano da 20 anni, abbiamo contribuito con 3 miliardi di vecchie lire al depuratore di Santa Giustina e con 1,5 milioni di euro all'anno per la depurazione. Con Rimini è importante collaborare, ma ci vuole rispetto per le persone che sono lì per lavorare, come lo erano il giornalista e il cameraman. Oleificio Pasquinoni, all'avanguardia nell'impiego delle più moderne tecnologie che, unite alla passione, l'esperienza e l'amore, danno vita ad un prodotto straordinario. Extra Eco, l'olio buono, è di casa Pasquinoni. Una goccia d'olio buono è una goccia di vita che nutre e previene. Oleificio Pasquinoni, nuova sede, ma vecchie tradizioni. Oltre un secolo è passato dalla fondazione. Tanti cambiamenti sono avvenuti da quel 25 marzo 1911 ad oggi. Ma il suo spirito, una banca fatta dalla gente comune per la gente comune, è sempre lo stesso. Attento alla collettività e presente nel sociale. Banca di credito cooperativo di Gradara, per lo sviluppo locale. La banca di casa tua. Claudio Villani, l'uomo sospettato di essere il killer di Barbara Fontana, donna uccisa nell'hotel a San Pietro in Casale, nel bolognese, è stato fermato sulla via Emilia oggi a Forlimpopoli da una pattuglia dei carabinieri. Il ferrarese era alla guida di una Ford Chiarossa. Della vittima, 56enne di Argenta, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'uomo è stato fermato per omicidio pluriaggravato al termine dell'interrogatorio del PM di Forlì, Lucia Spirito. Dopo l'udienza di convalida, Villani la prossima settimana dovrebbe essere tradotto in carcere a Bologna, accusato anche di evasione per aver violato gli arresti domiciliari. Villani non ha risposto al sostituto procuratore, ma avrebbe fatto parziali ammissioni con i carabinieri della pattuglia che lo hanno intercettato. In pratica avrebbe detto di sapere per cosa era ricercato e non si è finto per nulla stupito.
poi però si è chiuso nel silenzio. L'uomo era ricercato da ieri, di lui però a San Nicolò di Argenta, dove risiedeva, non si avevano notizie più da giovedì mattina, da quando i carabinieri gli avevano fatto visita nell'appartamento di via Zenzalino, dove da tempo si trovava agli arresti domiciliari per una rapina ai danni di una prostituta, un personaggio conosciutissimo alle forze dell'ordine, addirittura fin dagli anni 70, quando ancora minorenne si rese protagonista di un omicidio. Una notizia a lieto fine, quella di cui vi parliamo adesso, un'assenza ingiustificata da casa di due giorni, da mercoledì fino a venerdì notte, cellulare spento, nessuna notizia di sé, ma da lì la paura ovviamente dei genitori e degli amici che vanno dai carabinieri a fare denunce e le fanno un appello. Luisa, torna o almeno facci sapere qualcosa di te. Poi ieri sera a Riccione, il lieto fine, Luisa Trotta, 18enne di Montegridolfo, che era scomparsa da casa mercoledì pomeriggio, è stata ritrovata sana e salva. Non si conoscono neppure ancora i motivi della fuga, sentimentali oppure una classica voglia di autonomia di tipo adolescenziale, visto che la stessa madre ieri aveva riferito nell'ultima telefonata, mi ha detto che aveva voglia di stare un po' da sola. Bene, tutto può essere evidentemente, di certo il web fin dalle ore della scorsa notte, prime ore della scorsa notte e dalla mattinata di oggi si era rasserenato, felici gli amici che hanno letto il post che annunciava il ritrovamento di Luisa. Sei tornata tra noi, finalmente, una buona notizia. Adesso invece parliamo di Santa Giustina, un piccolo centro a una manciata di chilometri da Rimini, ebbene che da anni sta vivendo con mali odori e soprattutto con un traffico veicolare, mezzi pesanti, camion, ormai insopportabile. Ebbene, c'è un comitato che sta portando avanti una battaglia e continua a lamentarsi. Lo ha fatto ieri attraverso uno dei tanti presidi sulla strada e lo ricorda anche oggi. Vogliono evidentemente maggiore attenzione. Sentiamo. Un presidio, l'ennesimo, per segnalare una situazione che si trascina stancamente da anni, tra cattivi odori e fastidioso traffico di camion. Il comitato di Santa Giustina, una manciata di chilometri da Rimini, ha controllato ieri per un'ora la strada di accesso agli impianti di depurazione della centrale a biogas. All'origine della nuova mobilitazione il transito, notevoli, di mezzi pesanti su via Fiumicino e via Carpinello, quest'ultima peraltro attraversa il centro abitato, registrato in questi giorni il forte odore sgradevole proveniente dall'impianto di depurazione che, come riferisce il comitato, sta letteralmente impestando tutta Santa Giustina. Il numero di mezzi pesanti è aumentato in maniera esponenziale in relazione al trasporto del materiale di alimentazione della centrale biogas e nessun controllo del traffico è stato mai realizzato, in particolare per ridurre la velocità nell'attraversamento del centro abitato. Per quanto riguarda il cattivo odore proveniente dall'impianto di depurazione, non se ne conoscono le ragioni, visto che questo negli anni scorsi era prodotto dall'impianto trattamenti fanghi, un impianto che è stato soppresso. Allo stesso tempo era stato assicurato che i lavori relativi al raddoppio dell'impianto di depurazione avrebbero eliminato i cattivi odori. In realtà ci sono giorni o notti, denuncia il comitato, in cui l'odore è insopportabile, i cittadini che ne sono coinvolti debbono necessariamente chiudere le finestre. I residenti stanno segnalando al numero unico per pronto intervento ambientale di ARPAE le emissioni di cattivo odore e risulta che ARPAE stia intervenendo per effettuare gli opportuni controlli. In ogni caso, se questa iniziativa dovesse persistere, il comitato di Santa Giustina adotterà tutte le iniziative ritenute opportune per rendere vivibile questa parte della città. Estate di vacanze per 33 milioni e passa di persone, sono il 55% dei connazionali, in aumento del 9,5% sul 2015, sale anche il giro d'affari che chiuderà con un più 17,2%, passando dai 18,3 miliardi del 2015 agli oltre 21 miliardi e mezzo attuali. È ciò che emerge da una indagine di Federalberghi. Il mese di agosto, commenta il presidente Bernabò Bocca, sarà caratterizzato da un ottimo andamento di turisti italiani. E dunque c'è tanta gente anche in Riviera in queste ore per festeggiare il periodo più caldo dell'anno e quello probabilmente più desiderato anche da chi va in ferie. Un maxi servizio di controllo è stato predisposto alla Questura di Rimini per il primo weekend del mese, reparti a cavallo, unità cinofiche, squadre del reparto prevenzione e crimine.
Tra i target, l'area del Parco Laureti, le zone limitrofe, tra cui alcuni negozi, luogo di ritrovo di sbandati e pregiudicati con cani antidroga. Sono stati pizzicati due giovani in possesso di modeste quantità per uso personale di hashish. Un ragazzo italiano è stato invece denunciato per il possesso di un tirapugni. 15 soggetti extracomunitari individuati a bivaccare nel parco e multati. 5 di questi sono clandestini e saranno sottoposti a procedura di espulsione. Gli accertamenti effettuati negli esercizi commerciali hanno poi, inoltre, se vogliamo, anche permesso di accertare numerose violazioni amministrative. In particolare, in uno di questi sono state elevate sanzioni per un totale di circa 6.000 euro. Voltiamo adesso decisamente pagina con la nostra informazione, andiamo a Bologna e parliamo di treni. Lo avete visto dai nostri titoli, perché c'è un'intesa tra il governo e le regioni, linee ferroviarie più sicure in Emilia-Romagna dopo gli ultimi gravi lutti e le sciagure che sono verificate. Bonaccini, il presidente, dice sistemi di ultima generazione anche nelle tratte usate dai pendolari. Da Bologna il servizio di Alberto Maio. Dopo la tragedia ferroviaria della linea Corato-Andria in Puglia, anche in Emilia-Romagna arrivano risorse per garantire maggior sicurezza sui binari. Il sistema di controllo della marcia treno, denominato SCMT, già installato su 70 km di linea nella nostra regione, verrà infatti gradualmente esteso a tutta la rete ferroviaria regionale gestita da FER. Questo sarà possibile attraverso le risorse, 300 milioni a livello nazionale da ripartire alle regioni, che il governo stanzierà con la prossima seduta del CIPE, con l'obiettivo di adeguare i sistemi di sicurezza su circa 1.850 km di rete ferroviaria regionale del paese. E in sintesi quanto prevedono i contenuti dell'intesa illustrata a Roma dal presidente della conferenza delle regioni Stefano Bonaccini e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Del Rio, che individua le reti ferroviarie regionali che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 112 del 2015, decreto che attua la direttiva europea RECAST relativa allo spazio ferroviario europeo unico. Per quanto riguarda l'Emilia Romagna, rientrano nell'intesa tutte le linee di competenza regionale, quindi la Bologna Porto Maggiore Dogato, la Ferrara Codigoro, la Reggio Emilia Guastalla, la Reggio Emilia Ciano Denza, la Reggio Emilia Sassuolo, la Reggio Emilia San Lazzaro, la Modena Sassuolo, la Casalecchio Vignola, la Suzzara Ferrara e la Parma Suzzara. La Regione ha già investito 6 milioni e mezzo per installare il sistema di controllo della marcia treno nelle tratte di propria competenza limitrofe alle stazioni gestite da RFI, ma per estendere il sistema a tutta la rete regionale servono altri 25 milioni. Parliamo anche della Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente che anche quest'estate è partita per difendere i mari e le coste italiane. Arriva domani in Emilia-Romagna, farà tappa marina di Ravenna fino a martedì 9 agosto. Tra le battaglie di Goletta Verde, quella contro gli scarichi illegali, la mancata depurazione contro le fonti fossili che sta accompagnando l'imbarcazione in ogni porto. Proprio a Marina di Ravenna Legambiente presenterà il dossier per ragionare, viene spiegato, sul futuro del nostro mare. Dismettiamole è l'hashtag. Alla luce del risultato del referendum del 17 aprile saranno presentati i numeri delle piattaforme inattive, i possibili danni agli ecosistemi, al paesaggio, all'ambiente, e si discuterà del futuro della piattaforma Angela Angelini e sulle attività legate alla commercializzazione delle cozze. Appuntamento per lunedì, saranno anche promossi incontri, visite guidate per conoscere le bellezze naturali della costa ravennate, per parlare di turismo e pesca sostenibile. E adesso voltiamo decisamente pagina, anche se torniamo ad occuparci di cronaca, perché insomma la notizia che di cui vi diamo conto adesso ha sicuramente l'incredibile, ma purtroppo sono casi dei quali siamo spesso portati a darvi conoscenza. In questo caso andiamo a Cesena con la Polizia Municipale, che ha prestato soccorso ad una giovane donna che vagava da ore in stato confusionale. Si tratta di una cittadina nigeriana di 25 anni con permesso di soggiorno valido fino a gennaio 2017. Tutto accaduto in Viale Marconi. A sollecitare l'intervento della municipale, le segnalazioni di alcuni cittadini, la prima arrivata verso le 21.50 di ieri, che indicava la presenza di una donna di colore lungo il viale. Poi più tardi verso le 23 i residenti della zona hanno avvisato nuovamente le forze dell'ordine della presenza della ragazza. Viste le sue condizioni è stato subito allertato il pronto soccorso, la donna è stata portata in ospedale dove i sanitari hanno riscontrato uno stato di disidratazione e la positività a sostanze stupefacenti.
è stata poi condotta al commissariato di Corso Cavour, comando di Corso Cavour, dove ha passato la notte in attesa delle procedure di identificazione. Parliamo, l'avete visto dai nostri titoli, adesso anche della notte dell'amore, insomma un po' di sentimento, tanto nella musica, perché torna domani sera al termine di tre giorni dedicati alle giornate dell'amore, la notte dell'amore in spiaggia a Torre Pedrera. Ci sarà uno spettacolo e un concerto con musiche tutte quante dedicate all'amore, dunque ai piacevoli sentimenti. Sentiamo. Manca davvero poco, 24 ore, domani la spiaggia di Torre Pedrera ospiterà per il secondo anno consecutivo la giornata dell'amore, la notte dell'amore, con un concerto che voi tornerete a riproporre con naturalmente diverse finalità quest'anno. Cosa possiamo ascoltare domani? Allora, domani noi siamo pronti, io sono una pianista insieme a un'altra ragazza, Ilaria Torresan, suoneremo a quattro mani e accompagneremo quattro cantanti che vengono dalle zone di Parma, dalla zona un po' tutta Italia, dalla Toscana, dalla Sicilia, e con i Liebeslieder-Walzer di Brahms, un repertorio particolarissimo nel suo organico, perché per pianoforte a quattro mani e quartetto vocale, quindi una cosa che si vede veramente poco, ed è un unicum, una perla di dolcezza, la trasfigurazione della poesia in musica fatta da Brahms. In spiaggia si decanta l'amore, che poi è la cosa più bella, cioè in questo periodo poi d'estate, parlare di amore fa sempre bene. Assolutamente sì, direi che non c'è migliore location che proporre questa musica meravigliosa all'interno della spiaggia, all'interno per dire all'esterno in realtà, perché per noi è una cornice, ma il vento, la brezza, il rumore delle onde nella tarda notte, nella serata, dove probabilmente vedremo anche la luna, sicuramente ci farà da cornice e ispirerà non solo noi che suoneremo, ma anche voi che ascolterete. E tra l'altro un'iniziativa questa che si ripropone grazie all'impegno infaticabile del Comitato Turistico di Torre Pedrera. Assolutamente, lo ringraziamo per questa instancabile voglia di creare qualcosa di bello e qualcosa di comunque sempre diverso anche da quello che si può trovare in Romagna, che ci vuole, che è molto interessante, ma è qualcosa di più, quindi un evento di nicchia, un evento ricercato che potrete trovare solo a Torre Pedrera. Questa mattina una postazione mobile con a bordo personale specializzato della Polizia di Stato è stata presente al centro commerciale Befane di Rimini per l'iniziativa contro il femminicidio. Questo non è amore, numerose le donne tra i 25 e i 35 anni italiane, ma anche russe e francesi, che sono rivolte ai poliziotti per avere informazioni. È stata anche ricevuta una segnalazione di disagio, riferisce la questura in una nota. E l'interessata è stata invitata presso gli uffici di polizia per dare corso alle attività di approfondimento. Attenzione anche alle truffe, truffe telefoniche dal sapore gastronomico, verrebbe da dire, a denunciarlo il comune di Talamello. Negli ultimi giorni, infatti, i commercianti del paese sono stati raggiunti dalle telefonate di una fantomatica società con la richiesta di un contributo di sponsorizzazione per la festa del formaggio di fossa che si tiene a novembre nel borgo dell'entroterra riminese. L'amministrazione comunale precisa innanzitutto che non ha mai fatto ricorso a società esterne per l'organizzazione e la promozione degli eventi, diversamente da quanto affermato dai truffatori nelle loro telefonate. A prescindere da ciò, chiunque fosse avvicinato o contattato per chiedere un contributo economico da questi personaggi deve rifiutare e contattare le forze dell'ordine. Lo sport e il calcio, dunque, comincia a prendere forma il nuovo Rimini, quello che disputerà il prossimo campionato d'eccellenza. La guida in panchina sarà Alessandro Mastro Nicola, il presidente Giorgio Grassi. Ebbene, sta prendendo forma, al di là dei ritorni dei grandi ex, parliamo di Scotti tra i pali, di Ricchiuti. Il sodalizio di Piazzale del Popolo infatti ufficializza anche altri accordi sottoscritti con calciatori per la prossima stagione. In particolare c'è un ritorno ancora di Andrea Brighi, difensore. È stato contrattualizzato Mattia Gabrielli, Giacomo Nanni, Filippo Fabri, Luca Carnesecchi, Manuel Muccioli, Federico Filippucci e Simone Loiodice, centrocampista esperto ex San Marino Calcio e Ribelle.
Dal calcio giocato sul sintetico del Romeo Neri invece al beach soccer di Riccione, dove fino a domani vanno in scena le finali nazionali. Il servizio è firmato da Giorgia Bertozzi. Siete qua, insomma, a Riccione per l'evento clou di questa stagione, no? Tutte le finali. Questo è l'avvenimento più importante di quest'anno, no? Le finali sono sempre i più importanti, anche delle coppe, perché coinvolge tante tappe, perciò c'è più merito per in queste tappe. Però qui io ero sicuro di quello che qui ci fosse stato molto bene, perché io sono dell'Emilia Romagna, io sono di Parma e vengo molto spesso qua, perciò conosco tanta gente anche qua e li ho aiutati un po' a venire qua. Mi sono un po' coinvolto e ho piacere, però poco, e solo quando qualcuno diceva qualcosa contro questa situazione dicevo no, non è vero, perché io ci vado e faccio così, e poi li ho lasciati fare. Poi ho visto che c'è anche l'assessore, ci parlerà anche l'assessore di queste cose qua, però la sede credo che sia stata scelta nel migliore dei modi. Si parte con questa iniziativa, insomma, il Big Soccer ad altissimi livelli qui sulla spiaggia di Riccione e del Marano. Sì, è un evento per noi importante, un evento al quale teniamo, che dà pregio a un'area che è da noi particolarmente attenzionata, chiaramente, che è la spiaggia, che è la nostra più grande risorsa. Lo sport con Riccione è un binomio importante che si consolida tutti gli anni, e questo evento non è che la riprova di quanto teniamo allo sport qua da noi. Allora, via le danze dal 4 al 7 di agosto fino a domenica, partite ininterrottamente dalla mattina fino a tarda sera, quindi insomma ci sarà da divertirsi. Sì, invitiamo tutti gli appassionati a venire a vedere, perché sarà un grandissimo spettacolo. E adesso in chiusura, come ogni sabato, andiamo a vedere cosa accadrà nel fine settimana con la nostra consueta agenda del weekend. Non c'è altro, con la nostra informazione mi fermo qua, vi ringrazio per aver seguito, vi ricordo che potete seguirci in diretta streaming 24 ore su 24, tutte le produzioni, la rete, tutte quante, edizione nostra regionale all'indirizzo telerimini.it. Domani la settimana, fatti avvenimenti, 7 giorni che ci siamo appena lasciati alle spalle, e l'informazione della rete puntuale che torna lunedì. Grazie ancora, arrivederci.